Bentrovati, oggi presentiamo il lavoro più avveniristico, più avanguardistico di Ferruccio Busoni, la Sonatina Seconda, composta nel 1912. È una sonatina piuttosto concisa nella lunghezza, ma piuttosto complicata nella tecnica esecutiva. È una sonatina che ci dimostra come Busoni possa ricoprire anche il ruolo di compositore di avanguardia. Ruolo che, salvo in questa sonatina, non ricoprirà mai. È un lavoro estremamente moderno, un lavoro in cui la cellula tematica viene smembrata, ridotta, scomposta, un po', se si vuole, se si cerca un corrispettivo nelle arti figurative, un po' lo stesso lavoro che fa Picasso con il cubismo. L'elemento ritmico viene completamente stravolto alla ricerca di nuove idee, freschezza compositiva, nuovi messaggi, nuovo mondo, nuovo modo di scrivere e di suonare. Troviamo delle corrispondenze con i più importanti autori del periodo in questione, Arnold Schoenberg, che è il padre della musica pantonale, della musica seriale. Troviamo degli elementi che ci riportano a Stravinsky, degli elementi che ci riportano a Debussy, a Satie. Troviamo tutto condensato in queste poche pagine estremamente difficili da eseguire. Troviamo tutto un mondo, un panorama e una cultura che viaggiava veloce tra le più importanti città dell'Europa del periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale. È una forma completamente smontata, completamente ricostruita, in cui non si trovano quei riferimenti comodi, classici e gradevoli all'ascolto ai quali siamo abituati, talvolta anche proprio nella musica di Ferruccio Busoni, che abbiamo visto mantiene sempre un legame molto forte con l'Ottocento e con la cultura musicale che lo ha preceduto. Questa è una musica nuova, una musica fresca, una botta di colore su una tela, una secchiata di vernice musicale su uno spartito, che sicuramente a molti di voi piacerà, a qualcuno probabilmente non piacerà, ma dopo averla ascoltata non potrete dire di averla trovata indifferente. Buon ascolto. Thank you.